Buongiorno, sono Pino Tommaso Di Luca De Marzi, classe 1955, sono nato il 6 luglio 1955, sento Luca De Marzi. Faccio seguito a precorsa corrispondenza versata con Luca De Marzi senza nessun esito. Come ben si evidenzia, ecco qua c'è il punto con Luca De Marzi, 7 febbraio 2019. Oltre a ciò ho versato anche quest'altra documentazione, ma in effetti questa sarebbe un delle copie che ho portato io, anche l'agenzia delle entrate 29 giugno 2019, agenzia delle entrate di Avezzano 29 giugno 2019, protocollo 4412. Questa sarebbe la mappa rimpiccolita, però ecco qua, ma non è che sono della mappa rimpiccolita per ritrovare tutta la documentazione. Questa è altra documentazione versata al comune di Luca De Marzi. Comunque, ad ogni buon conto, questo sarebbe il documento integrale. Io l'ho scannerizzato piccolo. E poi, questi atti sono depositati al comune di Luca De Marzi. Ecco qua. Allora, vediamo. Alla cortese attenzione. Allegati circolare Ministero delle Finanze. Alla cortese attenzione, assessore lavori pubblici. Ed è che se vice sindaco Petrica Maura, per conoscenza presente con il suo bonifico Gini Berardini, a Procura di Avezzano, sede a Corte dei Conti Regione Abruzzo sede, a Prefettura con la sede, al responsabile civile sede Avezzano Gilberto Giorgio, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, via San Bernardino 25671 00 L'Aquila, indirizzo Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'Epoca. Oggetto. Variante non collaudata, non trascritti i piani classifici consortile, da rettificare con serie infinite reati. Tommaso Pini, sento Luca De Marzi, organetto numero 4, trasmette all'assessore lavori pubblici ed ex vice sindaco Luca De Marzi per il Camaro, per circolazione trasmessa al Procura di Avezzano in data 18 dicembre 2018 e successivamente del 29 gennaio 2019, protocollo 4.400 deposito all'Agenzia di Avezzano, con la seguente: siete nuovamente informato che la tragica situazione piani classifici consortile, cui non ha colpe, il consorzio bonifica è da addebitarsi al Comune di Marzi. Cordiale saluto. Alleggiamo questo testo integrale. Circolare Ministero delle Finanze al Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari della Giustizia, alla Corte dei Conti, oggetto pagamenti indebiti rilevati, ambiti, attività ispettiva, denuncia tempestiva a procura, oggetto prescrizione risarcimento danno. Come è noto, l'articolo 1, comma 2 della legge 4 gennaio 1998, numero 20, e successive modificazioni dispone che il diritto di risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in 5 anni ricorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. L'orientamento consolidata della giurisprudenza della Corte dei Conti è nel senso che il corso della prescrizione inizia a decorrere non da quando la scoperta del danno è portata a conoscenza della Procura regionale della Corte medesima, bensì, notate, bensì da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza del comportamento doloso e colposo causativo dell'ingiusto danno contabile. Il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge esige la massima sollecitudine dell'amministrazione danneggiata quando alla trasmissione di dette denunce di danno, stante che in caso di prescrizione maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno ritardato, omesso, vabbè, ritardo la denuncia. Da quanto sopra discende che, qualora nell'ambito delle attività di controllo di codesta ragioniere emergono comportamenti illeciti causativi di danno erariale da parte dell'amministrazione controllata, l'inizio dei termini prescrizionali coincide con la data in cui gli atti pervengono alla riscontrati. Stante quanto sopra, atteso che l'iter ordinario degli atti sottoposti a controllo prevede che qualora si rivelino delle irregolarità, gli stessi siano restituiti con osservazioni all'amministrazione emittente
per le necessarie modificazioni e integrazioni, potrebbe accadere che il tempo occorrente per la definizione dell'intero procedimento sia notevolmente lungo, appesantito dalle eventuali reiterate resistenze delle amministrazioni coinvolte, dalle richieste di chiarificazioni, dalla necessità di acquisire, acquisizione, produzione di supporti documentali e quant'altro. A questo proposito, è ribadire che il dichiarato termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di acquisizione degli atti da parte della competente ragioneria, si fa presente che l'eventuale ulteriore corrispondenza tra l'amministrazione attiva e quella di controllo non idonea a interrompere, aggiungersi al fine di evitare coinvolgimenti diretti, promessa, denuncia nei termini di quell'articolo, come inutilmente il termine fissato nel primo rilievo per la regolarizzazione dell'atto messo in mora dall'amministrazione. Allora, fissato nel primo rilievo per la regolarizzazione dell'atto messa in mora dall'amministrazione. Con questa ragioneria deve immediatamente provvedere a segnalare il caso alla competente Procura regionale Corte dei Conti senza attendere gli esiti di eventuali iniziative in corso. Ben viene sottolineata che quanto sopra va applicato anche il caso in esito all'osservazione formale con questa ragioneria. Allora, scusate un attimo. Io questa qua ho una macchina da scrivere, mi si è un po' rotta, no? Poi l'ho scritto in molto piccolo, comunque sia, questo qua, mettendola per immagine, si ingrandisce, poi lo ingrandisco anche io. Questa è la denuncia integrale che ho trasmesso al Comune di Lucco dei Marsi, quindi mettetela per immagine. E lo stesso anche qui, ribadisco che sono pervenuti due decreti istruttori alla Corte dei Conti senza nessun esito, senza nessun esito. Aggiungo a quest'altra documentazione versata, ecco qua, vedi, questa è stata mandata anche, c'è il fax, anche al Comune di Lucco dei Marsi, ecco qua, Comune di Lucco dei Marsi, qua c'è la cronistoria, c'è tutto, vedi, se uno mette la prima immagine, c'è tutto. Vado a sapere cosa c'è, oggetto, ordinanza con DGB urgenza, chiusura tratta variante non collaudata, con discariche presate, intestate a Pino Tommaso, non trascrizione fatta, non trascrivibile, non collaudata. Si trasmettono per corporati, estremi mappali, estremi visivi. Allora, questa è la prima immagine, ha risposto il consorzio di bonifica, consorzio bonifica ovest. Questa qua è la medesima documentazione che mi ha mandato il consorzio di bonifica, vedi? La mappa, e questa qua sarebbe la mia proprietà. Vedi, la visura confermando la mia proprietà. Allora, buon punto. Corpo dei reati. Sindicato disposto consorzio bonifica legato per il mio tema appalto ma sebbene il consorzio non si assume responsabilità ad eventuali ipotetici incidenti anche mortali. La provincia come fa a dare il mando, come fa a fare il mando stradale se non esiste collaudo di trascrizione di stazione morte? Adesso lei è sindaco, nulla vi addebita, ma chi ha firmato per questi progetti, che la sindaco di legge istruttore Corte Conte è stato nascosto a Felice Mazzocchi, a consigliere Cesidalò, a tutti i consiglieri comunali, Tommaso Pino. Ecco la visura proprietà tratta variante di Pino Tommaso. Ecco qua, tipo di frazionamento. Questo hanno mandata la visura, Pino Tommaso, vedi, dall'Agenzia dell'Entrata, la richiesta del Consorzio Bonifica Liri Varigliano è intestato a me, sono 415 metri, risultanti seminativi. Praticamente questo venendo risulta seminativo. Non è che ci sta solo questo qua, c'è anche quest'altra documentazione versata agli atti dell'Agenzia dell'Entrata senza nessun esito. Vediamo? Eccola qua. Leggete con calma. Trasmissione particelle di istituti intestatari con dove sono messe trascrizioni espropri. Pagati i redditi prodotti fino al 2018 da rettificare. Tommaso Pino. Qua il problema è intervenuto. La Corte dei Conti, Regione Abruzzo, al Comune di Lucco dei Marsi, con due decreti istruttori.
Questa è la documentazione che io ho versato, vedete, alla cinquantina del 12 febbraio 2019. E poi qui abbiamo l'altra documentazione, poi le particelle. E in particolare queste sono tutte le particelle quando hanno fatto gli espropri intestati ai morti, attualmente ai morti. E qua mi fermo qua, vabbè, per adesso mi fermo qua. Poi io ho fatto la terza media, è vero, sono braccianti agricoli, ma sono anni che io studio il trattamento catastale fabbricato, trattato di pratica catastale terreno e cartografia. Ecco, questo qua abbiamo, compiliamo insieme i reti, e questo è molto importante, un libro che ho comprato, vedi, è valutazione di immobili, io dico sempre sarebbe, ma è, ecco, valutazione di immobili, vedi, questa è valutazione di immobili, c'è tutto, faccio un esempio, c'è la foglia, mappa, presente mappale, vediamo un po', il terreno sito nel comune, poi c'è coerenze, seguenti, proprietà via di seguito, qua ad esempio che tempo di con le certificati ipotecari, sentenze, titolarità del complesso immobiliare, individuazione catastale, c'è di tutto e di più. Vabbè, buongiorno a tutti. Io adesso questi video qui ho pubblicato li pubblico su YouTube, quindi la cosa più opportuna e giusta è commentare con denunce allegate documentazione versata agli atti dell'Agenzia dell'Entrata al Comune di Marzo, e soprattutto io produco video in loco sul posto con mappa alla mano, con misure e via. Quindi qua non servono testimonianze, qua le prove di testimonianze parlano esclusivamente le mappe e le misure. Io non ho nessuno che ha sbagliato.